E ciao a tutti. Oggi voglio condividere con voi un vitello tonnato che lo accompagnerò con una cialda di parmigiano e un bouquet di insalate e germogli. Per il vitello tonnato io l'ho fatto in precedenza un pezzo di sella di vitella bollito e lasciato dentro il suo brodo. La cialda è fatta di grana padana che vi ho fatto vedere già in qualche video, ma un giorno approfondirò il discorso delle cialde in varie maniere. L'ho già affettato in precedenza. Chi ha un'affettatrice la può usare, se no benissimamente anche a mano quando è tiepido. Ok. Poi, per la salsa del vitello tonnato ci serve del tonno, delle olive, del cappero e un uovo, della senape e un po' di limone, quanto basta, e della maionese, che vi farò vedere in altre occasioni come possiamo fare la maionese in mille varianti. Questa è fatta da me. Adesso andiamo avanti con la salsa. Incominciamo a mettere il tonno. In questa salsa non userò le acciughe per motivi di gusto. Non mio però. Dei capperi, delle olive verdi. Inquadra bene. Un uovo che andrò a tagliuzzare. Andrò a spremermi un pochettino di limone. Ma un po', perché questa maionese è fatta senza acidità. E mezza cucchiaia di sedano. Andrò ad aiutarmi con del brodo della carne stessa. Metterò un po'. Andremo a preparare il composto. Daremo una breve frullatina. Aiuteremo con un pizzico di sale. Adesso andremo ad agio con la maionese. Ok, bella e buona, già pronta. La lasceremo qua, andremo subito a montare il nostro piatto.
cominceremo così, per fare bella figura a casa. Questo è ideale, è un piatto che si può mettere da centro tavola per fare condivisione. Quando uno ha ospiti, questo è eccezionale così. La carne è cotta a bassa temperatura per mezz'ora, come quando si fa il bollito. Io non faccio roba gourmet o eccetera, faccio il classico vitello tonnato, un po' a modo mio. Per casa, per condividere a casa. Adesso andiamo con la nostra salsa, che l'abbiamo fatta delicata e leggera. Andremo ad abbellire con qualche capperino di qua e là. Il più ora è l'insalata, che io vorrei mettere nella cialda, siccome lo usiamo come centrotavola. Però, anche se è una semplice e banale decorazione, le decorazioni si mangiano, diamo un senso, no? Cerchiamo di condirla con un po' di limone. Un pizzico di sale. E un filino d'olio. Iniziamo un paio di olive dentro. La rimanenza dei nostri capperi. Andiamo a guarnire la nostra cialda. Thank you.
questo è il mio vitello tonnato con cialda di grana padana e bouquet di insalata. Grazie di avere, grazie. E se il video vi è piaciuto, un like o seguite la pagina Chef Tourist. Buona vita a tutti.